BTP Valore, conto deposito, obbligazione a un anno. Sono usciti infatti i nuovi BTP Valore, i nuovi titoli di Stato italiani. C'è stato un gran clamore, ma la vera domanda è: convengono questi titoli? Dove conviene parcheggiare la propria liquidità? Conti deposito, questo BTP Valore oppure obbligazioni semplici? Ciao, io sono Fabrizio e sono un consulente finanziario indipendente e aiuto i miei clienti a investire in modo corretto nei mercati finanziari. Prima di iniziare però mi piace e seguite la pagina che mi dà una mano enorme a portare contenuti di qualità qua sul web. C'è stato un gran parlare di BTP Valore, un po' come è stato per il BTP Italia di precedente emissione. In questo video però voglio fare un attimino di chiarezza su dove effettivamente, secondo il mio personalissimo parere, conviene parcheggiare la propria liquidità. Facciamo un breve appunto. L'obiettivo di questo video infatti non è proprio un discorso di investimento, quindi tra ad esempio le varie tipi di obbligazioni, azioni, eccetera, ma proprio dove mettere momentaneamente, parcheggiare la propria liquidità. Come sapete, i mercati non vanno sempre verso l'alto, ci sono periodi di incertezza, dove avere un po' di liquidità da parte può aiutare gli investitori a non entrare tutto insieme sul mercato, con il rischio quindi di prenderci brutte batoste dritte in faccia. Oppure magari possiamo comprare a prezzi più scontati determinate azioni, obbligazioni sul mercato e quindi ottenere un maggior ritorno futuro. Iniziamo dal principio, seguitemi nei vari ragionamenti, così vi verrà più chiaro il percorso e il perché delle mie scelte. Perché non tenere semplicemente la liquidità che avanziamo ferma sul conto? Beh, semplice, per colpa di un mostro molto brutto, l'inflazione, che man mano che passa il tempo riduce il nostro potere d'acquisto. Nominalmente, ad esempio, i vostri 20.000 euro saranno sempre 20.000 euro, ma quel che ci farete con questi soldi man mano diminuisce col passare del tempo. Quindi il nostro obiettivo dovrebbe essere parcheggiare la liquidità in eccesso, che non sia stata investita o che dobbiamo tenere liquida per varie ragioni, in qualche strumento che sia al contempo sicuro e che ci garantisca un ritorno da eliminare o perlomeno limitare l'erosione dell'inflazione. Tanto per fare chiarezza, anche Warren Buffett ha della liquidità parcheggiata, ne ha parlato appunto nella sua ultima assemblea. Vi lascio comunque il video dove ho fatto un riassunto un po' di cosa ha detto lui e Charlie Munger nell'ultimo meeting e dei consigli che hanno dato. Infatti, con l'aumento dei tassi che abbiamo visto intraprendere dalle banche centrali proprio per combattere l'inflazione, diciamo che hanno anche reso interessanti le obbligazioni e i conti deposito. Ultima piccola postilla. In questo video, quando parlo di obbligazioni, faccio ad esempio una persona che acquista un'obbligazione e che decide di tenerla fino a scadenza. Quindi non si interessa del cambiamento del valore del prezzo, dei movimenti dei tassi, della BCE, eccetera, eccetera. Partiamo dal BTP Valore. I BTP Valore rappresentano dei titoli di Stato a medio-lungo termine che sono stati annunciati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il MEF, l'8 maggio 2023. Questi titoli saranno disponibili per l'acquisto da parte dei risparmiatori, individuali e simili. Dunque saranno rivolti esclusivamente al mercato retail. La fase di emissione dei BTP Valore si svolgerà dal lunedì 5 al venerdì 9 giugno e avranno una durata di 4 anni. A differenza dei BTP tradizionali, i BTP Valore si caratterizzano per le cedole crescenti che sono calcolate in base ai tassi prefissati e che aumentano nel corso della vita del titolo. Inoltre, gli investitori che mantengono il titolo fino alla scadenza riceveranno un premio fedeltà extra. Il primo BTP Valore emesso a giugno 2023 avrà una durata di 4 anni e scadrà nel mese di giugno 2027. Gli investitori che deterranno il titolo fino alla scadenza riceveranno un premio finale di fedeltà aggiuntivo. Questo premio appunto corrisponderà allo 0,5% del capitale investito e non sarà indicizzato al PIL. Le cedole del BTP Valore saranno periodiche e calcolate in base ai tassi prefissati, quindi stiamo parlando di un'obbligazione a tassi fissi, che però cresceranno nel tempo. Secondo quanto comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, i tassi saranno del 3,25% per il primo e secondo anno e del 4% dei successivi due. I BTP Valore funzionano fondamentalmente come gli altri titoli a capitale garantito, garantendo il rimborso dell'intero capitale investito. Vi ricordo che poi sono comunque completamente gratuite le vostre analisi del portafoglio. Non vi costano nulla, ma magari vi aiutano a capire un po' cosa avete nel portafoglio, i costi che state pagando per i vostri investimenti, eccetera. Tornando a noi, il bello di queste obbligazioni è che noi conosciamo a priori il rendimento che otteniamo. In questo caso facciamo un esempio su 1000 euro. Il primo anno prendiamo 32,5 euro, il secondo anche 32,5 euro, nel terzo prendiamo 40 euro e nell'ultimo anno ci ridanno indietro i nostri
1000 euro con 40 euro più sempre lo 0,5% di premio. Quindi, se tenuto fino a scadenza, questo BTP su 1000 euro rende il 15% alla fine del quarto anno. Ovviamente lordi, ma la cosa bella delle obbligazioni è che godono di una tassazione agevolata. Al posto di essere al 26%, come ad esempio per le plusvalenze delle azioni o dei dividendi, qua siamo una tassazione del 12,5%, quindi con un bel risparmio fiscale. Tanto per fare un esempio, attualmente un titolo di Stato con scadenza 4 anni rende un 3,5% annuo e interessi, il BTP valore è superiore rispetto a una normale obbligazione italiana con la stessa scadenza. Parliamo invece ora dei conti deposito. Cosa sono i conti deposito? I conti deposito sono dei prodotti bancari che consentono agli individui di depositare e conservare i propri fondi in modo sicuro e con interessi. Sono considerati una forma di investimento a basso rischio. Con i conti deposito, infatti, i clienti depositano una somma di denaro presso una banca o istituto finanziario che a sua volta fornisce un rendimento sotto forma di interessi sul saldo depositato. Gli interessi possono essere calcolati su base mensile, trimestrale o anche annuale. I conti deposito, inoltre, possono essere vincolati, vuol dire che ad esempio per un anno o per il periodo concordato non potete ritirare i vostri soldi. Poi abbiamo invece quelli non vincolati, che potete ritirare il vostro capitale quando volete. Tuttavia, proprio per questo diciamo maggior benefit, normalmente hanno anche un rendimento leggermente più basso. Bene, ma quanto rendono adesso i conti deposito? Da una piccola ricerca che ho fatto, attualmente la media di rendimento per questi prodotti si aggira tra il 2,3% e il 2,7% per i conti deposito vincolati e intorno al 2% per quelli svincolabili. Quindi, già come vediamo da qui, il rendimento è nettamente inferiore rispetto alle obbligazioni a un anno oppure al nostro BTP valore. Tuttavia, per il conto deposito c'è una considerazione da fare. Infatti, non bisogna solo tenere in considerazione il rendimento ottenuto. In questo caso, infatti, bisogna considerare il tasso netto, ovvero il tasso netto è uguale al tasso lordo, quello che vi ha fatto la banca, del 2,5%, meno le spese di gestione del conto deposito, meno l'imposta di bollo, che viene calcolata sul capitale, meno la tassazione, che in questo caso però non è più del 12,5% come ad esempio per le obbligazioni, ma è del 26%. Quindi già da qui vediamo che a parità di rendimento e di costi il conto deposito non è un'ottima soluzione per parcheggiare la propria liquidità. In ogni caso, se vi piacciono questi argomenti vi invito a vedere la mia pagina Patreon. Trovate approfondimenti, movimenti del mio portafoglio personale, i miei trade, faremo analisi fondamentali e potrai anche partecipare a live mensili riservate dove potrai farmi le tue domande sui mercati finanziari e io risponderò. Vi lascio comunque anche questo link qui sotto in basso. Ora però, per fare un po' di chiarezza su tutto, andiamo a dare un'occhiata alle obbligazioni singole a un anno, con scadenza un anno appunto. In questo momento che sto registrando il video, un titolo di Stato italiano scadenza un anno rende il 3,57%, di pochissimo superiore al BTP valore. Ovviamente può sorgere la domanda: ma quindi non posso investire un anno e poi reinvestire ad esempio in un altro bot a un anno? Certo che si può fare. Tuttavia non è sicuro che il prossimo anno troveremo questi tassi attuali. Provando anche a fare un ragionamento sui tassi di interesse, i mercati si aspettano un tasso di interesse delle banche centrali a fine anno di 5,3%, nel 2025 invece si aspetta un 2,5%. Quindi ovviamente quando diminuirà il tasso di interesse delle banche centrali, anche l'interesse delle obbligazioni scenderà. Quindi cerchiamo di fare una conclusione. Conto deposito, obbligazioni, fino a qua il discorso è facile. Le obbligazioni rendono decisamente di più, si pagano meno tasse, eccetera. Quindi diciamo che sono preferibili come forma per parcheggiare la propria liquidità, ok? Discorso BTP valore. BTP valore o normali BTP con scadenza 4 anni, oppure un BTP a un anno? Allora, qua dobbiamo fare un attimino un po' di considerazioni. Partiamo dal BTP valore a 4 anni. Messa in rapporto un'obbligazione a 4 anni. Nel caso volessimo tenere parcheggiata la liquidità per 4 anni, allora il BTP valore è decisamente migliore. Tuttavia, la vera domanda da farsi è: ha senso parcheggiare la liquidità per 4 anni? Qua non voglio insinuare nulla, tuttavia sono tanti 4 anni per parcheggiare liquidità. Poi non c'è un giusto o uno sbagliato, questo dipende ovviamente dalla vostra strategia. Certo è che quello che bisogna valutare è anche il rischio specifico, cioè riempire il portafoglio di titoli di Stato italiani, che siano BTP valore o BTP con scadenza 4 anni, ci espone comunque ad un maggior pericolo, perché siamo più esposti su un singolo paese. Nel caso un'opzione da valutare volessimo parcheggiare la liquidità per 4 anni è quella di fare un portafoglio obbligazionario ben diversificato, in modo da ridurre il più possibile il rischio specifico e la concentrazione geografica.
Per quanto riguarda invece BTP valore, obbligazione un anno, beh, quello dipende. Se il vostro obiettivo è avere la liquidità di nuovo fra un anno, allora ha più senso prendere un'obbligazione a un anno e portare a scadenza piuttosto che prendere un BTP valore e venderlo prima, perché non sappiamo esattamente da qua a un anno come si muoveranno i tassi di interesse. Vi ricordo sempre che è molto difficile fare questo tipo di previsioni e anche i più grandi investitori sbagliano. Quindi, se vi servono un anno, andiamo sulle obbligazioni singole. E qua vale sempre anche lo stesso discorso: sarebbe più opportuno comunque diversificare anche le obbligazioni singole a un anno. Il rischio è bassissimo, certamente, tuttavia il cigno nero esiste, quindi diversifichiamo anche il nostro portafoglio obbligazionario a un anno. Anche questo breve video termina qui, fatemi sapere se vi è piaciuto con un like, seguite la pagina e scrivetemi nei commenti cosa ne pensate dei BTP valore. Un saluto a tutti e ciao!